Ciao a tutti, finalmente un nuovo video, sono contentissima perché dopo un sacco di tempo ho avuto sia l'ispirazione che il tempo per realizzare un nuovo progetto di cui appunto ho deciso adesso di realizzare il tutorial. Quindi questo è un progetto in collaborazione con Perline Gioielli, in cui realizzeremo questo paio di orecchini. Questo paio di orecchini sarà poi disponibile il kit sul sito, proprio con i materiali che adesso vi vado a illustrare, per poterli realizzare. Si chiamano orecchini Ariel, un nome un po' banale, ma me l'ha suggerito mia sorella, quindi l'ho apprezzato molto e quindi ho deciso di chiamarli così. E gli è venuto in mente questo nome perché appunto sono blu, quindi ricordano il mare. Allora, vediamo subito i materiali. Allora, innanzitutto il protagonista è un rettangolo, se non mi cade è meglio, 18x13. Quindi sono i nuovi rettangoli che sono arrivati sul sito, comunque li conoscete già. E praticamente effettueremo un'incastonatura abbastanza semplice perché in tecnica netted, ma essendo rettangolare il cabochon, praticamente non sarà una incastonatura netted normale, ma sarà asimmetrica, appunto, perché da un lato deve essere più stretta e dall'altro lato invece più lunga. Quindi vedremo come realizzarla in pochi passaggi, ma è veramente semplicissima. Poi faremo tutta una decorazione, sia con le perle che utilizzeremo anche per l'incastonatura e che sono perle della Preziosa da 4 mm. Come vedete, queste sono di un bel colore sul dorato. A me piacciono tantissimo perché sono molto eleganti, quindi in realtà poi volendo potrete utilizzare qualsiasi materiale da 4 mm, quindi cipollotti, bicono, mezzi cristalli, però io vi consiglio le perle. Poi due misure di rocaille, delle rocaille 80 in questa colorazione qui. Non ho scritto il nome, ma ho il codice, è della Toco 101 e vedete che sono di questo bel blu. Poi le Toco 110, questa qui è sempre la colorazione 010, che sono le permanent finish sul dorato. E appunto mi piaceva molto l'abbinamento blu-oro per dare proprio l'idea di qualcosa di molto regale, elegante. È un abbinamento che a me piace tantissimo. Non è magari tra i più originali perché comunque si è già visto in giro, però mi piaceva proporre un kit con queste colorazioni. Poi, sempre solo per la decorazione, serviranno anche delle super duo. Queste qui sono quelle suede blu jeans, praticamente. E poi una monachella. Io ho scelto di utilizzare questa qui perché in questo orecchino allungato mi piaceva appunto dare ancora più l'idea della lunghezza con questa monachella. Quindi questo è l'orecchino che realizzeremo. In realtà può essere benissimo anche un ciondolo, oppure avevo pensato a fare un girocollo con tre di questi componenti. Solo che non avevo i rettangoli blu, cioè tre rettangoli blu, li ho sempre accoppiati, quindi ho pensato di fare gli orecchini, insomma, che mi piacciono tantissimo. Secondo me, d'estate con un paio di orecchini di questi colori siamo bellissime. Quindi, allora, cominciamo il nostro lavoro. Ovviamente serve anche ago e filo. Io sto utilizzando un nylon, ma potete utilizzare quello che preferite. Allora, questa è la sequenza che dobbiamo inserire. Praticamente, due perle da 4 mm, una rocaille 8-0, una perla da 4 mm, una rocaille 8-0 e di nuovo due perle. Ricominciamo dall'altra parte, quindi rocaille 8-0, due perle, rocaille, perla, rocaille, due perle. Quindi vedete da voi come le perline sono disposte. Praticamente queste due perle singole tra le due rocaille 8-0, queste due perle qua saranno quelle a cui dovremo fare riferimento perché praticamente saranno il nostro punto alto e basso. Quindi
il rettangolo poi andrà inserito così, con queste due perle singole che saranno esattamente qui e qui. Spero di essermi spiegata, comunque lo vedremo poi andando avanti nella lavorazione. Ok, a questo punto procediamo, una volta inserite tutte le perline, rientrate con il filo e fatto dei nodini, usciamo dalla Rocaille 8-0 che c'è in mezzo alla coppia di perle da 4, vedete questa qui. Cosa inserirò? Inserirò 8 Rocaille 11-0. E 8. E dove mi infilo? Salto le due perle da 4 mm e mi infilo direttamente in questa Rocaille 8-0. Quindi vado a fare un archetto sopra la mia coppia di perle. Adesso invece ho solamente una perla singola, quindi inserirò 5 Rocaille sempre 11-0. E mi infilo nella Rocaille 8-0 saltando la perla. Ecco qua. E ho fatto anche questo archetto. Adesso non devo fare altro che continuare facendo gli archetti sopra le perle, quindi quando avrò due perle inserirò 8 Rocaille 11-0, quando invece arriverò in corrispondenza della perla singola ne inserirò 5. Continuo così fino a completare tutti gli archetti. Okay. Una volta fatti tutti gli archetti dovrò uscire, vedete, dalla quinta perlina del gruppetto da 8. A questo punto dovrò entrare in questa perlina qui, la terza del gruppetto da 5 che c'è dopo, ok? Sono in questo punto. Per cui cosa inserisco? In questo caso inserisco 3 Rocaille, sempre 11-0. Quindi infilo sul lago le mie 3 Rocaille e mi inserisco solo nella Rocaille centrale del gruppetto da 5, che quindi è la terza. Di qua dovrò fare la stessa identica operazione, quindi inserisco 3 Rocaille 11-0 sul lago e mi infilo, guardate bene, mi infilo nella quarta e nella quinta perlina del gruppetto da 8, quindi salterò le prime 3. Ok, vedete che la lavorazione si stringerà. Non stringete proprio tantissimo il filo, tanto poi andremo a ripassare. A questo punto però, vedete, io qui così non ho un gruppetto da 5 subito dopo, ho un altro gruppetto da 8, per cui non inserirò 3 Rocaille, bensì 4. E mi infilo come prima nella quarta e nella quinta perlina del gruppetto da 8. Ok, adesso sono di nuovo di fronte a un gruppetto da 5, quindi inserisco 3 Rocaille 11-0 e mi infilo, essendo solo 5 le perline, nella terza, che è quella centrale. Ripeto l'operazione, quindi ne infilo 3 e mi infilo nella quarta e nella quinta del gruppetto da 8. Manca da riempire l'ultimo congiungimento, che sono le 4 Rocaille 11-0 e mi infilo nella quarta e nella quinta perlina del gruppetto da 8. A questo punto infilerò il mio rettangolo come vi ho spiegato prima. Quindi la perlina, queste qui singole, vedete, la perla singola da 4 mm devono stare in alto e in basso. Quindi infilo il mio rettangolo e tiro la lavorazione.
A questo punto ripasso in tutte quante le perline senza inserire niente, quindi ripeto in sostanza il giro che ho fatto prima, per stringere bene tutto. Ok, vedrete che le rocaille si stringeranno e il rettangolo sarà perfettamente ingabbiato. Ok, sistematelo in modo che ci sia la perlina singola in alto e in basso. Ok, in questo modo qua. E l'incastonatura è fatta. Io preferisco continuare la lavorazione sul retro per renderla più completa, e in più vi svelerò anche una cosa, che potete realizzare un anello appunto inserendo una base, se non volete fare gli orecchini e continuare la lavorazione. Quindi cosa faccio? Allora, innanzitutto finisco bene di ripassare in tutte le perline, le ultime perline che ho inserito, e già così sarebbe praticamente l'incastonatura, vedete, sarebbe completa. Però io preferisco appunto renderla un pochino più stabile, quindi esco, guardate bene, dalla seconda perlina del gruppetto da 3, questa qui, sono in corrispondenza, vedete qui così, del lato corto del rettangolo, quindi dove c'è la perla singola, vedete? Qui in mezzo inserisco una rocaille 8-0 e mi inserisco nella perlina centrale del gruppetto da 3 che c'è dopo e tiro il filo, vedete che la mia rocaille 8-0 si posiziona. Ora prendo due rocaille 8-0 e rientro dove? Nelle due perline centrali del gruppetto da 4, quindi la seconda e la terza rocaille 11-0. Di nuovo due rocaille 8-0 e mi inserisco nella perlina centrale del gruppetto da 3. Quindi la seconda. Adesso sono di nuovo in alto, quindi qui in mezzo inserirò una rocaille 8-0 e mi inserisco nella seconda perlina del gruppetto da 3 che c'è dopo e tiro di nuovo due rocaille 8-0 e mi inserisco nella seconda e nella terza perlina del gruppetto da 4, siamo alle ultime, metto due rocaille 8-0 e mi inserisco nella perlina centrale del gruppetto da 3 ed ecco fatto. Vedete come abbiamo rinchiuso. Se qui inserite una base per anello e poi chiudete bene queste rocaille 8-0, avete fatto il vostro anello. Ok, per rifinire il tutto, inseriamo, uscendo da questa rocaille qua, quella centrale, in alto, inseriamo una rocaille 11-0 e mi infilo nelle due rocaille 8-0. Una rocaille e mi infilo nelle altre due 8-0, quindi riempio tutti gli spazi tra le rocaille inserendo una rocaille 11-0 in modo molto 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 semplice e banale. In questo modo chiudiamo tutta l'incastonatura in maniera proprio completa. Ripassiamo un po' di volte
in quest'ultimo giro, stringendo bene. La nostra incastonatura è completata. Ok. A questo punto ci possiamo spostare camminando nelle rocaille fino ad uscire nuovamente dalla rocaille 8.0. Che c'è sul davanti dell'incastonatura. Quindi questo è il nostro davanti e questo è il nostro retro. Vedete che il rettangolo è perfettamente incastonato. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione. Allora, uscendo da questa rocaille 8.0, vedete questa qui centrale, si vede, sì, questa qui centrale, e devo fare l'archetto sopra queste due perle da 4 mm. Inserisco questa sequenza: una rocaille 11.0, 3 super duo e 2 rocaille 11.0 e mi infilo nella 8.0 successiva. Le mie perline si vanno a posizionare. Poi qui sopra invece cosa metto? Una 11.0, due super duo e una 11.0 e mi infilo nella rocaille aiuto. Scusate, ma ci sono problemi tecnici. Ok. A questo punto continuo il giro nello stesso identico modo, quindi qui così infilo 2 rocaille 11.0, 3 super duo e una 11.0 ok, e quindi continuo così. Vedete, in maniera simmetrica, quindi qui così inserirò una 11.0, 3 super duo, 2 11.0. Qui uguale all'altra, quindi una 11.0, 2 super duo, una 11.0 e poi di qua invece 2 11.0, 3 super duo, una 11.0 fino a completare il giro. Ok, a questo punto vedete come si presenta il lavoro, abbiamo creato la base per la nostra decorazione. Esco dal foro in alto di questa super duo, quindi in questa direzione qui. In questi spazi, vedete, tra i gruppetti di super duo andremo a mettere delle perle. In particolare in questo spazio qua, che è grande, metteremo due perle da 4 mm. Queste perle qui sono bellissime, ma hanno il difetto che, cioè difetto, hanno il foro molto piccolo e quindi non riesco a prenderle solo col lago. Ok. Quindi rientro nel foro superiore della prima super duo del gruppetto da 3 e le mie perle si posizionano in questo modo. Poi tra una super duo e l'altra invece del gruppetto da 3 metteremo una 11.0. Mi raccomando, entro sempre nel foro superiore della super duo perché ormai ci stiamo spostate in alto. Poi qui invece devo riempire lo spazio tra i gruppetti di super duo e inserirò una perla perché vedrete che lo spazio è più ristretto, infatti la perla singola ci sta perfetta. Di nuovo metto una rocaille 11.0 un'altra rocaille 11.0 e di nuovo due perle.
e mi infilo nel foro superiore della Super Duo. Qui così invece dovrò inserire una Super Duo e mi infilo nel foro superiore. A questo punto ripeto esattamente tutta questa sequenza anche dall'altro A questo lato. punto l'orecchino è quasi completato, dobbiamo fare una serie di decorazioni con le rocaille e poi sistemare le punte qui sopra e sotto, qui fare la punta e qui anche attaccare la monachella. Allora ci spostiamo nelle perline, usciamo da questa rocaille 11.0, questa qui, quella prima della perla singola, vedete? Infilo 4 rocaille, sempre 11.0, e dove mi infilo? Mi infilo in questa rocaille 8.0, che è quella che sta sotto alla perla, tiro il mio filo. Di nuovo infilo 4 rocaille, 11.0, e rientro nella rocaille che c'è subito dopo la perla e rientro anche nelle perline successive. Quindi qui abbiamo fatto la nostra decorazione laterale. Poi cammino nelle perline fino ad uscire dalla seconda perla, subito prima della Super Duo. In questo caso inserirò due rocaille 8.0 e mi infilo nel foro superiore della Super Duo. Di nuovo due rocaille 8.0 e mi infilo nella perla. Quindi di qua ripeto la stessa identica decorazione laterale che ho fatto qui. Quindi dovrò uscire dalla rocaille subito prima della perla. Faccio la decorazione laterale di prima rientrando in questa rocaille 8.0 qui e qua ripeto la stessa cosa. Ci Ok, vediamo ripetuta dopo. l'operazione anche sull'altro lato. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo camminare nelle perline fino a uscire da queste due rocaille 11.0, vedete? Queste due qua prima del gruppetto da 3 delle Super Duo. Uscendo da questa rocaille qui, inseriamo 4 rocaille 11.0. E ci inseriamo nella seconda rocaille 8.0 e tiro il filo. Qui così adesso andiamo a fare la punta inferiore. Quindi inseriamo rocaille 8.0, una 11.0 e di nuovo una 8.0 e ci inseriamo nella rocaille 8.0 subito dopo. Ecco qua, vedete che qui si è formata la mia punta. Volendo, se vi piace, potete aggiungere anche una goccia per renderlo ancora più, diciamo, allungato appunto l'orecchino. Adesso nuovamente andiamo a ripetere questo ghirigoro qua. Quindi 4 rocaille 11.0 e mi infilo in queste due qui. Vedete che ci sono prima del gruppetto da 3. E anche in qualche perlina successiva. Tiro il filo, stando attenta che non mi si ingarbugli dietro. Ecco qua. Ed ecco fatto. Vedete che anche la decorazione sotto è stata fatta. Adesso dobbiamo ripetere la stessa cosa qui sopra. Quindi dovete camminare un po' in tutte le perline. Magari vi consiglio di girare il lavoro, forse è un pochino meglio. Quindi
Quindi risbucate anche da questa parte e fate lo stesso procedimento. Quindi inserite le 4 rocaille e poi qui così, al posto che inserire una rocaille 8-0, una 11, una 8, inseriamo 4 11-0, perché poi qui così faremo il cappietto appunto per la monachella. Quindi fate questo passaggio e ci rivediamo qui a orecchino completato. Eccoli qua, sono ripassata con l'ago nelle perline e ho fatto qualche nodo, dopodiché ho tagliato i fili. Questi sono i miei orecchini Ariel. Spero che l'incastonatura di un rettangolo in questo modo vi sia piaciuta, vi sia stata utile. Per qualsiasi dubbio nella lavorazione potete commentare qui sotto in modo che io possa rispondervi e chiarire qualsiasi dubbio. Sono in realtà molto semplici ma anche scenografici, perché comunque i colori sono molto accesi, appariscenti. Sono abbastanza grandi perché misurano circa 4 cm. E devo dire che mi piacciono molto. Spero che questo progettino di incastonatura più decorazione di rettangoli 18x13 vi sia piaciuta. Se vi interessa proprio il kit e in questa colorazione, il progetto in questa colorazione, potete appunto acquistare il kit. Vorrei parlarvi anche di un altro kit, già che ci siamo, che è quello invece degli orecchini Noel. Vi avevo fatto il tutorial tempo fa, in realtà l'avevo fatto appunto per Natale. Finalmente io e Graziana siamo riuscite a mettere insieme un kit per realizzare questo progetto con le SO, quindi con questo particolare tipo di perline, dei rivoli da 12 mm e rocaille e ovviamente delle perle da 4 mm. La colorazione che ho scelto è questa, secondo me anche questa è molto estiva, perché con qualcosa di Tiffany, quindi di verde, verde acqua, sta molto molto bene. E questo è il retro degli orecchini, anche con un paio di jeans sul blu stanno molto bene secondo me. E questi sono i materiali, quindi delle perle da 4 mm pastel verdi, rocaille 15-0 della Toco, rocaille 11-0 della Toco, ci sono anche le 8-0 che al momento non ho qui con me, e poi le SO in queste magnifiche colorazioni, sono le pastel dark grey e le pastel light green. Io spero vivamente che questi due kit possano interessarvi o che comunque i progetti vi siano piaciuti. È da tanto che appunto non faccio tutorial, non posso più farne come prima perché il lavoro non me lo permette, quando riesco, insomma, mi piace comunque continuare questo tipo di attività, perché comunque mi è sempre piaciuto condividere con voi i miei progetti e quindi voglio continuare a farlo, se penso che questi appunto siano validi, perché per proporvi delle ciofeche, visto che non ho tempo, no, non mi sembra proprio il caso. Quindi pochi ma buoni, spero spero di farne, ecco, di video. Niente, con questo è davvero tutto, ci vediamo alla prossima e a presto, ciao ciao.